Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite. Allora, ovviamente vi faccio salutare prima da Ugo Ughissimo. Dov'è? Ugo Ughissimo, meravigliosissimo, Ugo Ughissimo. E poi vi faccio salutare da Super Mega Gina, Ugo. Da Super Mega Gina. Ovvero, Dio, sembra più morbidosa. Ugo, ammazza. Allora, questo video, come avete capito anche dal titolo sotto, vado a parlare dei giochi adatti per i nostri amici con le alucce. Perché ho fatto questo video? Tempo fa ne avevo già fatto uno precedentemente, dove appunto facevo vedere gli accessori giusti per quanto riguarda la presentazione, insomma, gli accessori all'interno della gabbia dei nostri amichetti. Poi mi è stato richiesto da moltissimi continuamente quali sono i giochi secondo me buoni e adatti per i nostri pappagalli. Allora ho deciso di fare un video specifico su di questo. Il gioco, perché è importante un gioco per un pappagallo? Allora, i pappagalli, essendo degli animali estremamente intelligenti, hanno dei tale sensibilità da purtroppo riscontrare dei problemi a livello psicologico, cioè dobbiamo dare al nostro amico, in particolare per chi ne ha uno solo, dobbiamo dargli sempre un qualcosa che lo distragga, un qualcosa che per lui sia divertente, utile e soprattutto stimolante. In commercio ci sono tantissimi prodotti, non comprate i prodotti ai cinesi. Allora, è essenziale quando si acquistano determinati oggetti, determinati giochi, è essenziale che siano comunque a livello di norma adatti ai nostri amici. Quindi non comprate dei prodotti, dica cinesi, come a qualsiasi negozio a basso prezzo, perché ad esempio l'altalena costa, che ne so, 50 centesimi, mentre al negozio di animali ne costa 3, perché la qualità, la differenza, anzi, c'è ed è abbastanza palese. Cioè, quella che costa 3 euro, comunque a norma di legge, comunque sappiamo che non è dannoso né velenoso per il nostro amico. Quello che costa 50 centesimi, invece, potrebbe essere particolarmente pericoloso. Quindi, io sono dell'idea che quando si devono comprare delle cose per degli esseri viventi, bisogna andare in negozi specifici. Quindi, negozio di animali forever. L'articolo deve essere a norma di legge, quindi deve avere le norme CE, eccetera, 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 eccetera. Gine! Vieni. No, girati. Qui. Qui. Benissimo. Ugo. Ugo. Ugo, ughissimo. Ugo è sempre più morbido di Gina, delle piumucce. Vabbè, torniamo a noi. E quindi in tanti mi avete chiesto che tipo di giochi ho io all'interno della gabbia. Che c'è? Che è successo all'improvviso in questo mondo? Che è successo? Ma sembra Lady Gaga, te? Eh? Sandra Raimondo, Sandra Raimondo! Ma Gina, ma te me. Gina? Ah, ma sta nervosissima, nervosissima! Eh? Gina? Gina? Se non risponde, Gina! Gina! Oddio, me, che coccetta! Oddio, bacetto, mi stai vendendo un bacetto! Oddio! Gina! Vi faccio vedere i giochi che ho per quanto riguarda la mia gabbietta e i miei amicetti, così loro si divertono, giocano tantissimo e si distraggono. Allora, primis la scala. Quindi la scaletta di legno dove loro salgono sopra e sotto. L'altalena, fondamentalmente l'altalena è quella classica che vendono con le gabbie, non è più canarini, mi ricordo che magari ci facevano sopra e sotto, invece questi loro non tanto, però ho in compenso preso un altro tipo di altalena veramente bello. Questa qua, questa è veramente bella, vedete? Allora, questa qui praticamente come funziona? A parte che loro salgono sopra e quindi poi questo è di cordone in pratica, no? Salgono sopra, la loro distrazione sta nel campanello, nello spilluzzare tutte quante questa peluria qua e in particolare questo è essenziale, che per molti giochi per le calo c'è sempre. Loro praticamente amano sfilacchiare questi e Ugo in particolare ama sfilacchiarmi pure i capelli. Quindi questa è l'altalena. L'ho presa a Moby Dick, ovviamente, che io Moby Dick forever. Ah, a proposito, domani vado a Moby Dick, domani mattina. Allora, la campanella. Campanella essenziale, perché
perché loro comunque ci giocano, ci si divertono. Gino si mette anche di testa e si fa tipo, come si dice, non mi viene, il cappelletto. E i colori sono anche importanti, non sono tossici, e qua mi rilascio al fatto che dice che comunque devono essere a norma di legge. Norme c'è, credo, non sono sicurissimo. Comunque, c'è una versione grande dell'altro senza campanella. Qui ai cubi, si diverte, mille colori, anche qua a norma di legge, si divertono a farli girare, a mordicchiarli. E anche qui, vedete, c'è i famosi filamenti che loro adorano spellacchiare. Mi raccomando, è importante comunque mettere dei giochi perché loro hanno bisogno di distrarsi, devono essere impegnati in qualcosa sempre tutti i giorni, soprattutto le calopsiti perché sono molto curiose, quindi amano spesso e volentieri districarsi appunto in queste cose. Vi ringrazio tutti quanti, ci vediamo alla prossima e fate i bravi!